Eccoci qua, carissimi amici appassionati di camion vintage. Siamo qua nel covo del bravissimo Paolo, del bravissimo Cesare. Oggi ho portato così, insomma, un allievo, anche se è lui che ci insegna qua, i camion vecchi. E niente, siamo qua di fronte a un bellissimo Fiat 684, appunto. E vieni qua, Paolo, a questo punto dammi te un po' di spiegazioni. Ecco qua, perché... Qua abbiamo un 684... che è raro perché è un tre assi, gabina, come si vede un gabina corta, che ce n'erano pochi, con cassone ribaltabile trilaterale, Deila, molto particolare anche il serbatoio del gasolio. A vedere il pezzo particolare di questo camion, appunto, che era un particolare costruito artigianalmente. Perché non c'era il posto materiale per mettere il suo serbatoio. Eccolo qua, cari amici, vi faccio vedere qua il serbatoio abbastanza a livello artigianale. Forse è l'unico che hai visto, vero? È l'unico, non ho mai visto nessuno. Poi, fatto così, bisogna essere già dei bravi saldatori. Eccolo qua, è un camion che in questo momento non, come si dice, è in buono stato meccanico, ci è stato detto, e è un camion abbastanza, insomma, al tempo il 684 era un camion adatto soprattutto ai trasporti di mobili, celle frigo o trasporto cose, e infatti è proprio una rarità, proprio perché appunto lo vediamo qua in versione movimento terra. E niente, sono qua con il bravissimo Matteo. Matteo, cosa mi puoi dire ancora? Ah, 684 era un po' l'antenato del 160, e mio padre aveva un 160 con il terzo asse Deila, e mi sembra che siano con le stesse caratteristiche più o meno, perché quello di mio padre era un 160 NC UA e quindi aveva più o meno le stesse caratteristiche del 684. Questo, se non mi sbaglio, dovrebbe già avere il cambio col selettore alla maniglia azionato ad aria. E niente, qua un camion particolare anche per il suo terzo asse centrale e Girelli, vero questo? No, è tre assi Austeras, e anche questo è particolare perché Austeras è raro. Di solito sono tutti Girelli. E terzo asse centrale è una configurazione rara. Ai giorni d'oggi si vedono ancora dei camion della nettezza urbana con questo terzo asse centrale, ma è comunque molto raro. E niente, qua cassone Deila, giusto? In buono stato. Cassone Deila, ben verniciato. Ecco qua, adesso andiamo qua a fare un giro così in cabina, che insomma in fase di allestimento qua, appunto, vi do così solo traccia di... Eccolo qua, di appunto di fase appunto di allestimento, appunto un cabina corta. E niente, insomma, vedremo un po' adesso quanto, penso che appunto i tempi qua siano abbastanza brevi, piccolissimo qua, Ecco qua, abbiamo il camion del 1976, adesso vediamo un po' qua sotto il suo motore, si riesce a vedere. Qua appunto, è vero, c'è il selettore azionato d'aria, come appunto quello 160 di mio padre. L'ho fatto vedere. Dai, insomma, ecco qua. E qua sono appunto il compagno di Paolo. Qua erano gli azionamenti del... E adesso, dopo le vacanze, a settembre, lo riportiamo in carrozzeria per le ultime rifiniture, verniciare i Trilex, i mozzi, ancora il paraurti, dei ritocchi in giro, e poi dopo questo qua diciamo che è quasi terminato, dai, siamo a buon punto. Eccoci qua. Ragazzi, con questo vi saluto, salutiamo Paolo qua, che lo ringraziamo appunto che ci ha chiamato. Matteo, insomma, cosa dici Matteo di... Beh, 684, mi è piaciuto, particolare per i tre tergicristalli, niente. Il 684 lo riconosci soprattutto dai tergicristalli? Ma tergicristalli mi sembra che anche altri modelli avevano i tergicristalli, comunque
si riconosce dal tipo di cabina d'H e poi per... dedichiamo qua a Luca il cabina H, l'Avena, e niente, salutiamo un po' tutti gli amici del Circolo Italiano Camion Storici, saluto Marco da Napoli, saluto Alessandro appunto di Milano che è sulla carrozzina, però quando vede un vecchio Fiat insomma è un po' un rinascere, lui mi dice sempre, è un po' tutti gli appassionati di vecchi camion. Ragazzi, con questo vi saluto e niente, grande Matteo. Grazie, spettacolo, chiudo anch'io.